Ciao a tutti e bentornati in un nuovo Tessilan News. Oggi diamo insieme il benvenuto ad un nuovissimo prodotto del catalogo Tessilan. Si tratta di un filato sfumato a tratto lungo ed in formato rocca, perfetto per creare capi d'abbigliamento ma anche per borse e cestini. Scopriamo oggi insieme Sting. E allora andiamo insieme alla scoperta di questo nuovissimo filato, composto al 22% da lana, al 4% da nylon e al 74% da acrilico. Questa particolare composizione lo rende, così come vediamo, dall'aspetto, un po' country chic. La rocca ha un peso di 150 grammi per una lunghezza di 450 metri. I ferri consigliati sono quelli dall'8 all'11, mentre gli uncinetti dal 7 al 9. La manutenzione è proprio uno dei punti di forza di questo filato. È infatti consigliato lavare i capi creati con lo Sting ad una temperatura massima di 40 gradi, così da poterne preservare la bellezza e la qualità. È consentito l'uso dell'asciugatrice purché sia utilizzato un programma delicato. Tuttavia, per i primi lavaggi suggeriamo un lavaggio a mano che possa così aiutare le fibre a stabilizzarsi. È possibile inoltre utilizzare i detergenti più delicati, eccezione fatta per il tetracloretilene. Quella che stiamo vedendo, quindi, una sfumatura lunga che parte dal rosso per arrivare al verde e poi al sinape, è la colorazione libero. Passiamo poi alla colorazione deciso e andiamo nei toni del blu. Quindi partiamo da una sfumatura di blu più scura, passando per un beige fino ad arrivare all'azzurro. Per optical invece partiamo da un colore più chiaro, quindi un bianco, passando al grigio fino ad arrivare al colore più scuro, che è il nero. Abbiamo poi il tenero, quindi con il rosa, il beige e il panna. Il calmo sui toni dell'azzurro, del bianco e del perla. E per concludere il romantico, varie sfumature di fucsia, magenta, con dei dettagli beige. Come abbiamo visto, quindi un mix di sfumature davvero uniche. Grazie al suo particolare tratto lungo avrete delle creazioni davvero originali. Come abbiamo visto, le caratteristiche principali di questo filato sono la sua sfumatura a tratto lungo, la sua resistenza e la sua versatilità. Potrete infatti passare da capi d'abbigliamento, come potrebbero essere degli accessori, quindi magari pensate ad una sciarpa lavorata a rete, pensate che bello l'effetto del sfumatura, oppure pensate magari ad un cappottino per la stagione invernale. L'effetto della sfumatura lo renderà davvero unico e poi potrete impreziosirlo con dei bottoni, che siano questi gioiello o colorati, che richiamino quelle che sono le sfumature del filato che avete scelto. Ma possiamo creare anche degli accessori, quindi ad esempio delle borse a tracolla, delle pochette, delle shopper, tutti quei progetti che meglio si abbinano alle vostre necessità. Ma passiamo anche agli accessori per la casa, ad esempio delle coperte patchwork, dei cuscini d'arredo, che siano per il divano o per impreziosire la vostra camera da letto. E grazie anche alla facilità della manutenzione sarà facilissimo anche adattare queste creazioni allo stile frenetico della vita di tutti i giorni. Quindi non solo un filato bello ma anche pratico, ed inoltre riesce a combinare l'alta qualità alla sostenibilità. Aspetto di vedere tutte le vostre creazioni e se vorrete condividerle con noi vi ricordo della pagina Facebook Meglio di Maya, ma anche del gruppo ufficiale Tessilan, la pagina Instagram, TikTok e Pinterest. Ma non dimenticate anche il nostro blog, dove ogni settimana ci sono tantissime novità. Io vi aspetto al prossimo Tessilan News.